diretta. Ci siamo. Ciao. C'è Franco, mi sa. In bagno. No, mi sta più. Vabbè, è un secondo, adesso esce. Devo fare la pipì e arrivo. Va bene. Adesso lo sanno tutti. Tanto dico anche quando faccio la cacca. Sì, va bene. Funziona oggi Facebook? Sì. Non male. Funziona oggi Facebook? Allora. Grazie. Tiziana per prima oggi. Mi si è chiuso tutto. Non vedo più niente qua. Ciao Laura. Ciao Anna. Ciao Sandra. Ciao Stefano, c'è una Yuma. Ma grandi. Scusatemi, c'è Martina che mi sta dicendo qualcosa. Chiedi a Stefano. Credo in ufficio. E allora in cantina ancora. Ciao Lisa, tutto bene? Come state? Laura, non è che ho visto prima io Tiziana. Tiziana che ha scritto io sono la prima e quindi ho riletto. Non ho notato chi è arrivato prima e chi dopo. Ce l'hai fatta? Due. Ma. Caso. Quello che ti piace di più? Ma i microfoni... Ce li ho qua. Ah, ok. I microfoni tu. Questi dormi un po'. Cioè, tu fai questi... E tu hai il suo grembiule, non no, è? Lo lascio perché mi dà fastidio le tette se lo metti... Ma così basso? Sì, adesso lo mettiamo a posto. Vai. Cosa devo fare? Che ne so, chiudere... Così? Così, ti piace? Sì. Come deve piacere a te? Un fiocco. No, sono ingrassato da quando sono andato in Sicilia. Fabio, va bene così il microfono? Sì. Sì. Se non cadi in avanti come cade a Emma, va bene. Ti cadi in avanti. Il microfono? Sì. Va bene così? Ciao, ciao a tutti, ho fatto la pipì, ero un attimo in ritardo, ripetiamo, ma si può dire in diretta nazionale? Ormai l'hai detto, quindi, sì. Impacchettato e via. Sì, vedete come sono felice con il grembiule. Vai, partiamo in quarta. Vado, allora, oggi facciamo una cosa molto molto bella perché me l'avete chiesta in tanti, nel senso anche quando vado a fare i corsi, qualcosa di un po' più pop, quindi oggi ci ispiriamo a Andy Warhol, pop art. E usiamo questo, che è la Marilyn di Andy Warhol, così si vede, vero? Sì. E questo praticamente lo andremo a fare qua sulla nostra tavola di legno e vi spiegherò anche come fare due o tre texture utilizzando questo. Spacca se lo sollevo. No. Avete presente il pluriball? Sono quelle bolline che uno si mette lì e dice... Pop, schiacci, ecco. Oggi utilizzeremo questo per dipingere, faremo degli effetti con la spatola e Emma sceglierà i colori. Va bene. Per quello si chiamava pop art. Eh sì, perché si schiaccia, fa pop. Vai. Primo passaggio. Allora, primo passaggio. Pensiamo a fare qualcosa di sfondo e dobbiamo dare un po' di colore a questo quadro. Allora, il mio consiglio è quello di... Potete farlo anche tinta unita, per il lavoro che serve a noi oggi, l'ho già fatto così in modo tale che... Però io voglio fare uno sfondo abbastanza lavorato, più o meno quello che abbiamo fatto con la Tiziana Macri quando è venuta qua a fare il corso. Proprio una roba veloce veloce. Cosa veloce? Sì. Però prendiamo il colore, lo diamo un po' così alla Fritlex di cane, poi prendiamo una spatolina gialla che si chiama... Spatolina gialla. Spatolina gialla. E la spatoliniamo giallo dappertutto. Quindi una base di color? Allora, dai Emma, scegli tu.
Ma ti faccio scegliere. Chiaro o scuro? Ma allora, io prenderei dei colori abbastanza pop, cioè puoi mischiare anche soffio per farli un po' più chiari, tipo puoi utilizzare un giallo, un sherry schiarito con un po' di soffio che viene un rosa Big Bubble, magari ce l'hai già il rosa Big Bubble, l'abbiamo ritirato la volta scorsa. E poi magari, non lo so, un verde broccante, allora, verde acqua. Pesco dall'armadio dei miscelati. E poi mi serve il mio parisien, che è il più scuro. Prendi roba che vuoi tu. In questo caso facciamo praticamente un quadro che potete mettere in qualsiasi ambiente per arredare un attimo casa, ma non guardiamo la cornice, nel senso che proprio prendiamo un pannello di legno, vedete, compensato, in questo caso è un 70x70, questo era anche addirittura uno scarto, andiamo a colorarlo e facciamo addirittura delle texture interessanti che sono tipo quelle che spiego nei miei corsi. Allora abbiamo un Lucky Forest chiaro, un Madame chiaro, il tuo fucsia, questo che non so che colore sia. Bello lo sfondo il di giallo. Lo sfondo Tiziana Macri è stata molto brava, Ciao, 10 minuti di diretta e poi stasera sulla TV. Io questa cosa che mi guardate in televisione non sono mai pronto. Ma cosa volevo dirti? Ma guarda, di sfondo vuoi un colore chiaro o van bene quelli? Io prendo questo, che è questo rosa un po'. Allora, qua a Magic Paint c'è un rosa che è lo stesso che abbiamo utilizzato per le peonie di Katia. Sì. Non so se ve le ricordate. Niente. Allora, lo sfondo sarà di questo rosa, che è uno sherry schiarito con un po' di soffio. Allora, vado a dare colore dappertutto. Quindi, non sto lì troppo. Meno male che c'è qualcuno che porta avanti la baracca, va? Io non ho detto perché sono andato in ritardo, perché tu mi hai fatto vedere una roba molto bella, ma ovviamente sorpreso. C'è qualcuno che mi mette le proprie. Poi devo fare anche la pipì, quindi sono arrivato in ritardo, per forza. Se ti servisse anche un viola molto diluito, ce l'abbiamo. Vabbè, adesso vediamo. Allora, io do il colore veloce dappertutto, perché io ho bisogno di uno sfondo, quindi che sia anche abbastanza tinta unita, non mi interessa che sia così. Perfetto. C'è un decor che dice che non vede l'ora di accoglierti il 16 marzo. Dai, ma sono contento! Tra l'altro io, quando vado giù anche a Home Decore da Oksana, la bottega. No, Home Decore non è Oksana. No, tutte e due. Che non c'era. Brava, tutte e due vado. Home Decore ha un'altra azienda. Distanza di un giorno e l'altro. Sano e Odricoli, cioè Fano e Odricoli, giusto? E con l'occasione portò anche la mia mamma con me, ci facciamo un giorno di ferie lì, che sono riuscito anche a togliere mia mamma da lavoro a casa, che mi aiuta sempre un sacco, e riusciamo a passarci la giornata insieme. Faccio i miracoli. Sì, quindi è vero, devo ringraziare Nostra Signora delle Vernici, la Pausini delle Vernici. Allora, nel frattempo risponde Tiziana che ci chiede che colore è Enjoy. È un nocciola con delle sfumature rosate. Sì. Piace come descrizione. Venduti, tra l'altro. Sì. Nei negozi tutti hanno questa cosa dell'Enjoy. Che vale meno a Marta e Elisa, soprattutto. È il colore che non piace a Elisa. Dimmi cosa ti serve. Mi serve soffiarmi il naso, ho molta vergogna, mi metterò qua, ho fatto finta di niente. Comunque il microfono. Oggi sarà una puntata un po' al limite della casa di riposo. Ok, allora, adesso. Prendiamo la spatolina gialla, che ho scoperto che proprio si chiama spatolina gialla. Che poi giusto? Voglio capire quale ti serve, perché ne abbiamo tre comunque. Ah, a caso. Tipo questa? È perfetta. Allora. Allora, io ho sentito la bocca di rosa. Stai benissimo. Allora, mi serve, ma se mi fai un favore, mi serve un colore in contrasto da mettere per sporcarlo. Mi potrebbe essere un Delice, un Soffio, quello che vuoi. Con una ciotolina dove vado a creare un colore simile a questo. Allora, quindi adesso cosa andiamo a fare? Prendiamo
lo stesso colore dello sfondo, dove lo andiamo a tonalizzare con un'altra tinta. Voi potete scegliere o il bianco, o il giallo, o addirittura qualsiasi colore che avete in casa. Noi ragioniamo con i fondi. Questo quadro qua si fa praticamente con pochissimo colore. Non so se ce n'è qualcosa. Va benissimo. Con i fondi. Quindi, in questo caso, questo è perfetto. Questo qua è un delisso. Prendo un... Cosa ti serve? Non è marchiato questo. Prendo un pennello, sì, perché con il pennello raschio bene sul fondo del barattolo. Madonna, che colore hai fatto, che pink. Era già pronto, era quello dell'ortensia della, della Katia, ti ricordi? Mi ha detto che vuole usare bello, solo bello. Fondini miscelati. Bravo, così non sprechiamo soldi. No, ma questo, questa cosa qua si fa con tutti i fondini. Cioè, ascolta una cosa. Vai. Se ci sono dei rivenditori che mi stanno guardando adesso in diretta, vi consiglio fortemente, a fine diretta di Alex, di andare sul gruppo dei rivenditori a voi dedicato e di guardare la diretta che abbiamo fatto 2 ore fa io e Alex. Sì. Ma non è che dovete guardarla skippandola, guardatela bene dall'inizio alla fine senza saltare neanche un minuto. Fortemente consigliato. FC, fortemente consigliato. Cioè, io ti faccio un Marilyn Monroe oggi. Cioè, capisci che io ti faccio... Non mi sono anche messa la rossetta apposta. Allora, la prossima volta voglio Marilyn Manson, però, Voglio farlo, con il pistolino in bocca e il sangue. No, io me lo immagino piegato senza costole. Però è così lui che si vende. Perché deve essere sempre porno il nostro... Ma non ho detto che è porno! Piegato... Lui che dice che ha tolto due costole, vero o no? È vero, la sapevo anche io. E la moglie non era quella che faceva... non cabaret, faceva... certo, bellissimo, non Dita Von Teese, Dita Von Teese era. Dita Von Teese è bellissima. È bellissima, infatti non capisco. Burlesque. Bellissima, però molto sexy. Lui è stato coinvolto in robe di violenza domestica. No, no, allora, però... con lei anche. Con lei non lo so, però so. Ragazzi minorenne. No, non se la passa bene, mi sa ragazzino, finalmente l'hanno messo a posto. E secondo me le costole adesso un po' gli servono, perché poi quando sì, sei vecchio, t'accasci. Ed è un casino, invece se ne hai due in più. Ecco, io dovrei farmene mettere due in più, così sto bella dritta. Per stare che con tutti questi negozi che mi danno da mangiare, io mi sento sempre gonfio. Visto che si va un attimo a passare dalla cosa strana... al cibo. Sì, ma era al limite con il porno. Ma sei tu che l'hai detto, mica l'ho detto io. Sì, io non sì, ho fatto sì. niente di male. Allora, poi è il mio mese e io posso dire quello che voglio. È vero. Infatti loro sanno che le ultime dirette sono scatenate. Posso sono fare un po' di roba. Ma puoi fare quello che vuoi. Tanto da siamo buttare. Super in forma nelle ultime dirette, vero? Infatti quasi quasi tirano un sospiro di sollievo quando non ci sono per la diretta. Dicono oggi, ma tutto liscio oggi, non ci sono denunce. Ma è così, Stefano dice anche Gabriele D'Annunzio. Anche Gabriele D'Annunzio, è vero. Vedi che non sono io quella porno, sono cose che si sanno. È vero. Che poi sto D'Annunzio era parecchi anni fa. Adesso non mi ricordo bene quando era nato. D'Annunzio ci piaceva anche la Duse, ma ci piaceva un po'. Capito, però il D'Annunzio che se le tolte da solo, perché gli piaceva lui così. Eh sì, lui che ha voluto per sembra per lo stesso solo. Colore, ma è un po' più chiaro. Non lo so com'è andata. Che... Io faccio così. Ah, ok. Cioè la gente fa tutta... Perché io faccio così quando sono in giro a fare perché non si sprecano i colori, secondo loro. Ma mica è sprecare. Allora, guarda. Prima guerra mondiale. Sì, vedi. Si prende la spatolina e si fa questo movimento, come se fosse una roba da pasticceria. Infatti questa è una cheesecake ai lamponi. Però mi spiace perché nel tuo video si vede molto molto più fucsia di quello che in effetti è. Sì. Invece qua è molto più soft. È un rosa davvero simile a quello delle opere di Andy Warhol. Ecco. Quindi... Bravo. Sai che mi sta venendo voglia di fare tutta la camera di rosa così? Ha detto no. Ha detto no. Devo chiedere se Ale se vuole. Ciao Martina, come stai? Ciao Marti. Veniamo a presentarci. Guardate, adesso prendo la spatolina. Possiamo presentare e Martina. Gatto. Vieni, vieni Martina. Vieni Marti. Che ti vogliamo far conoscere. Mamma ha detto, ma è vero che quella ragazza lavorava dal tuo suocero prima? Certo, sì, e poi l'ho reclutata. Infatti tutte le volte ho detto, mi sono fatto questa figura di merda. Chi sei? Buonasera, Martina. Quanti anni hai? 26. Che se sei vecchia. È la mia professoressa. Certo, non diciamo troppo alta voce. Comunque, Martina, cara, cosa fai in questa azienda? Sono parte del magazzino. Produci i nostri pacchi. Produco. Se li arrivano sbagliati può essere colpa tua. Sicuro. Ufficialmente. Le foto dei pacchi le fai tu. Esatto. Quindi ragazzi, sapete che non c'è sempre Ibrahim, Luca o dei bei maschioni con cui incavolarsi. C'è anche la dolce gentile Martina. Ok? Quindi quando arriva un errore potrebbe essere lei averlo fatto. Comunque no, fai anche un sacco di cose belle. Mica sbagli e basta. Lei per esempio è la produttrice delle cartelle colore. Quindi adesso va di là e a mano fa tutte le cartelle colore a mano. Una per una. Ti piace io tanto, vero? Pensiero. Sì, mi diverto.
Ciao, a dopo. Ah, vedi che si prende i pennelli. Con la scusa, vedi, si è preso i pennelli. Ma fa bene. Tu cosa fai? Vuoi asciugare? Adesso asciughiamo. Poi sai che c'è il pom uovo? Meno male. Sì, lo sai. Eh? C'era già il corso. Allora, mentre asciughiamo possiamo... Parlare? Parlare. Io ti chiedo un favore, posso? Mi metti un po'... Brava di Martina, dicono. Qua per fare... Ti salutano. È Martina di Piantonetto. Guardate. La Laura Bugni lo dice. Vedete che ho fatto questo effetto che sembra un po' in rilievo, perché il colore comunque, avendo il gesso dentro, riesce a mantenere un certo spessore, per quello che quando si fanno i corsi si tira bene, si toglie la riga, si toglie bene tutta, giusto capo? Sì. Si spiegano queste cose, questo fa un nuovo funziona. Sì. Bravo. Ma dai. Cosa blocco? Cioè, scusami, siamo passati ad avere un po' che faceva schifo del phone touch. Spiegami com'è questa... Me l'hanno regalato! Semplice! Questa miglioria del phone touch me l'ero persa io. Ora qua solo un attimo di pazienza. Ho scritto solamente alla Tramontano, che aspetto poi di sentire l'aneddoto sull'annunzio, perché qua che sponsorizza l'aneddoto. No, l'antidoto, non l'antidoto, l'aneddoto. È stato scritto il mio nome. Volevo modificare. No, vabbè, l'ho cancellato. Quanto più chiaro? L'hai già messo? Sì. Secondo me basta. La salutano tutti, Martina. Un nome alla garanzia, dice la Marti. Poi c'è il Vega Design che la salutano tutti. Brava, 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 brava. Ma dici con quello termico non facciamo prima? Sicuramente, però fai anche le bolle. Adesso bene. Facciamo, prendiamo quello termico. Io comunque, mentre tu asciughi, adoro spatolare, perché rimane ancora più materico. Guarda che bello. Te lo sto rovinando? Io lo adoro questa cosa. Guarda. Bello. Cioè, avete capito? Il capo mi sta rovinando. Mi Ma no, mentre asciuga è ancora più bello, perché la matericità diventa ancora più reale. Ma che figata, guarda che figata. E poi è impossibile rovinare qualcosa a te. Tu tiri sempre fuori il cilindro dal cappello, il cappello dal cilindro, il cuoio dal cilindro, il cappello dal cilindro. Ma vogliamo far vedere qual è il mio regalo di compleanno per il boss? Ah, è stupendo. Dai. Devo solo capire dove metterlo, perché devo dargli una giusta posizione. Non c'è ancora adesso un posto abbastanza bello per il tuo quadro. Non te lo faccio vedere, eh. Da. Il mio regalo per il boss, che era quello che doveva fare per il corso, poi mi ha dato una mano a portare avanti degli altri lavori. E voilà. Perché non è ancora fissato con la cornice, no. Perché lui giustamente è un paraculo e non me l'ha fatta la cornice, mi dice: ma te la fai, no, tu tanto. Certo, me la faccio io. Una diretta che in cui devo andare a riprendere tutti i colori che ha fatto lui qua e portarli sulla cornice, quindi e mi devo fare un bello fare la cornice. Va bene, faremo così, Emma. Questo non l'ho inventato io, diciamo una copia di un quadro famosissimo di un pittore che mi piace. Però, utilizzando le tue tecniche, l'hai reso molto tuo. Esatto. Abbiamo fatto una nostra, diciamo, reinterpretazione di questo quadro molto bello. Questa è una tecnica che si può imparare, per esempio, un mio corso, tipo un maxi restyling, questo potrebbe essere ideale. Quindi voi, dopo un corso con lui di maxi restyling, per esempio, siete in grado di portare a casa un mobile con una roba del genere sopra. Sì. Vedete voi. Certo, non è il primo corso che potete fare. Dovete già perlomeno averne fatto almeno uno per avere delle infarinature, o perlomeno aver fatto qualche restyling a casa vostra. Non deve essere la prima volta che prendete il pennello in mano, però si può. Mi chiamava Donatella. Mia sorella? E dopo la richiamo. Va benissimo, tanto solo... Allora, guardate cosa faccio adesso. Prendo il pluriball. Questo per farvi capire che quando siete a casa dovete divertirvi e potete usare davvero tantissime cose per poter dipingere. Allora, in questo caso io faccio così. Questo lo uso proprio come se fosse un timbrino e lo vado a mettere qua. Schiaccio, tiro su. Questo effetto così è un effetto che a Photoshop e in digitale, così il buon Fabio anche può dirmi,
vengono creati addirittura pennelli, no? Vero che quando facciamo sì. delle cose in digitale e in tradizionale uno cerca sempre di essere pulito, a me fa sempre molto ridere questa cosa. In realtà bastano proprio delle piccole accortezze e si riesce a ottenere davvero, con pochi strumenti che si hanno in casa, addirittura le ruote della macchinina. Sai che c'è tutto lo potete fare avanti e indietro più volte, quello diventa una forma proprio di... Questo non è altro che, tipo anche messo qua così, un qualcosa che posso riproporre e mi va a creare praticamente questa parte rotonda. E tu? Come l'hai messa la sedia? Te l'ho rubata la sedia? Sì, tu. Io te l'ho rubata. Io sono la nostra vecchia signora delle vernici. Ma... Devo ringraziare le vecchie mazze che mi hanno mandato il pacco da giù, grazie sì. a te, che te lo sei portato qua. Pazzesco. Appena pagavo la multa, perché era 20,7 kg. Mamma mia. Pesava tre barattoloni di olive buonissime. Sì. L'olio extravergine fatto da loro, i pomodori secchi addirittura sotto vuoto me li hanno messi. Mamma mia, del ben di Dio. Sì. Grazie, vecchie. No. Matte sì, vecchie poco. Sono stato male io giù comunque, mi hanno trattato malissimo. Sì, vero. Guarda, un'esperienza indimenticabile. No, sono andati a prendermi anche l'arancino addirittura per mangiare a pranzo, era grosso come la mia testa. Ma non riesco a capire niente qua, io sai che il tuo telefono non lo concepisco. Allora, guardate, a voi sembra che sto facendo niente, però io voglio lavorare sui tono su tono perché userò tantissimi colori, cioè... tantissimo, 3. Ma che ne so, questa cosa non voglio come vuole lei, mi sento una rincoglionita oggi. Confermo, dal corso di Maxi Restyling ho portato a casa un comodino con lavanda materica che non avrei mai pensato di essere in grado di fare, Alex Gavazza. Guarda, lei... Io me lo ricordo quel mobiletto con tutta la lavanda, bellissimo, lei è stata bellissimo. Davvero brava perché... Daniela Fracchia. Lei è stata brava perché la Dani, praticamente io comunque tutti i miei corsi dico sempre, fidatevi di me, lei si è fidata, cioè veramente dovuta fare il corso non sapeva nemmeno cosa le avrei fatto fare. E ha fatto un capolavoro. Che sarebbe la cosa più bella se andaste ai corsi senza che far troppe domande. Ma qua chissà che... Ma andate a un corso con la mente libera, portate un mobiletto e state tranquilli, rilassati, che siamo lì per farvi divertire. Cioè la cosa che noi vogliamo, lasciamo perdere che al mio corso non si portano mobili, ma si viene proprio per imparare a divertirsi ai miei corsi. Però anche i corsi con un professionista, quando parlate dei vostri mobili, andate rilassati, leggeri, fidatevi. Cavolo, fidatevi, sono delle esperienze uniche. Tanto saluto Sonia. Siamo sentiti ieri, mi ha fatto tanto piacere. Bene, sono contenta. Anch'io. E nel suo corso sono venute fuori delle piccole meraviglie, perché... Vabbè, Daniela, io addirittura al suo mobile... Daniela c'è anche rimasta, sempre la signora di prima, il mobile della lavanda. L'ho usato, come tanti altri mobili che ho fatto, nella locandina. E lei quando l'ha visto online mi ha detto, ma addirittura è il mio mobile. Certo, era molto bello. Bellissimo, mi ricordo. Tutta una scultura con la materica, con la lavanda, creando proprio i fiori di lavanda. Di rilievo. Gli ho spiegato. Ma devo dire che quello che esce dai tuoi corsi come fiori, io non so più che fiori che chiederti. Ecco, forse io vorrei un qualche cosa con l'ulivo. Olive nere e pianta d'ulivo. Va bene. Però voglio quell'ulivo che sta giù dritto. Sì. Ecco, e poi deve arrivare da sopra un limone, un pianta di limoni. Da sopra è questo qua così. Facciamo però un tutorial fatto serio. Facciamo serio. Su un mobile, credenza, sì. Dove facciamo da una parte pisiamo un ulivo, dall'altra parte il limone che cade. Però io mi occupo della base, della tecnica, della texture. Tu sì. arrivi e fai il dipinto e brava, basta. Brava, mi piacerebbe tanto. Oh, facciamo una cosa a due mani, sì. Grazie. Però io mi occupo di tutto sì. lo sbattimento, realizzazione della base, tu arrivi lì e fai solo il figo con il dipinto. Cosa ne pensi? Che va bene. Dai. Allora, adesso appena ti liberi per me. Sì, però voglio ulivi e limoni. A limoni come si bevesse? E Merlin Manson morti, no? No, quello. Dai, io ci provo. La mia cantina non lo voglio mettere, quello. Merlin Manson morti insieme. No. Poverino, abbiamo capito da Fabio che non se la passa bene, Minella Pesci dice che lo fa sempre, va sempre ai corsi con molta, molta leggerezza e molta fiducia. No, ma io sono anche fortunato perché i negozi dove vado a fare i corsi, chi magari mi ha un po' capito, un po' mi capisce in quel giorno lì, ma tutti sono sempre molto ben disposti a imparare, guardare, cioè è sempre bello anche quando proponi qualcosa di strano e all'inizio quando magari tu diversi la roba sopra così, loro ti guardano, ti un po' sgranati, poi capiscono che
No, è sempre molto comunque Carolina attraverso Camusso, che ci siamo anche viste qua al mio evento, dice: Elisa, in Liguria corse rivenditori niente. Come facciamo? Dobbiamo per forza spostarci parecchi chilometri. Guarda, una rivenditrice a Genova lo sapete, avete Imperia, lo sapete, una Lavagna ha chiuso, non è più rivenditore Magic Paint, Mobile Cose di Lavagna non è più una rivenditrice perché non aveva tempo per vendere, è stata lei a volersi togliere perché diceva che non aveva tempo. Quindi se siete in Liguria e avete dei negozi di validi da sottopormi, bene, perché io sono molto dispiaciuta, siamo a due passi dalla Liguria, ci verrei tutti i weekend a farvi un evento. Comunque ricordati sempre, Carolina, che devi andare dal tuo rivenditore e devi dire: io vorrei che tu facessi richiesta al professionista perché voglio fare un corso. Quindi ci vuole anche un pochettino da parte vostra l'esposizione, nel senso che voi andate al vostro rivenditore più vicino di fiducia e gli dite: per favore, vorrei fare un corso con Alex, gli chiedi quando può venire da noi in Liguria. Benissimo, e lui viene. Se vuoi non aspetta ad avere tot persone prima, esatto, di fissare una data, esatto, perché giustamente vuole avere. Esatto. Però se già c'è la richiesta, sì, il rivenditore poi si espone, capito? Esatto. Allora, guardate, io vado avanti. Allora, in questo disegno qua della Marilyn, cosa ho fatto? Io ho stampato a misura, quindi come dico sempre, andate in una cartoleria, un fotografo. Dicono anche la rete delle cipolle, la rete del sacco delle patate. Dicono tutte queste cose. Guarda, qua te lo prometto, Alfio Leotta, la rete delle cipolle, facciamo una diretta dove utilizziamo le patate per dipingere. Promesso. La patata, prendiamo le patate come a scuola, ti ricordi che ci mettevano, no, lì con lo spalucchino? Io di quella scuola rimosso tutto. No, mica le patate fatte a rosa, ma quante ne abbiamo fatte di patate a rosa? Io mi ricordo, io quando c'erano queste cose qua andavo in plonge volentieri. No, a me facevano fare queste robe. Ho messo la matita dietro, come faccio vedere sempre i miei corsi. Uso adesso la Biro perché vado a dare praticamente. Quindi cosa hai fatto? Abbiamo stampato una Marilyn Manson della, sì, grandezza che volevi tu, utilizzando tanti fogli A4 per unirli. Ci, dopodiché, dice Monroe. Sì, Marilyn Manson ho detto. Sì. Marilyn Monroe. Dopodiché abbiamo preso la Minona, la Mega Minona. In questo caso ho usato la tua matitona mentre tu oggi stavi girando un video, mi sono messo di là nell'angolino, okay, del una matitona e... mia, io non ho una matitona. Matita a caso. Matita. Quello quindi ha preso la matita come se fosse la grafite e l'ha messo dietro coprendo tutta la faccia, giusto? Sì. Ok. Ora sta con la penna facendo il contorno della testa di Marilyn. Io mi do adesso tutta una sorta di spazi, tanto è già comunque molto semplice, me li vado a riprendere così, in maniera veloce. Quindi immaginatevi, praticamente con così poco noi riusciamo a ottenere già un quadro stramega bello. Ma non vedo noi i commenti. Con questo telefono è incapibile. Ma non è il telefono, è Facebook che ha aggiunto questa funzione qua. Me l'ha detto Fabio, che se tiri su o tiri giù ti appaiono i commenti di tutte le altre parti. Gabriella Fabri, Elisa, io l'ho fatto con Lavagna quando sono usciti i corsi dei professionisti. La risposta era stata picche, perché Lavagna, mi riquadri, perché Lavagna non ha mai avuto voglia di sbattersi nel chiedere corsi con i professionisti, quindi... Capite? Cioè, allora, noi mettiamo dei rivenditori. Quando voi mi dite, perché nella mia zona non ci sono, sì, rivenditori? Perché se volete che metto un rivenditore chiunque, poi dopo le risposte sono queste. Se invece volete che metto dei bravi rivenditori, ci vuole la passione dietro. Quindi i rivenditori iniziano a rivendere Magic Paint, iniziano a farvi dei corsi loro per primi, per farvi diventare bravi, per darvi sicurezza, fiducia, per insegnarvi le cose anche basilari. Dopodiché si inizia facendo un percorso di crescita chiamando i professionisti. Chiaro è che se avete dei rivenditori che non hanno voglia di fare nulla, più che altro non vogliono neanche sporcare i negozi facendo i corsi, tutto vale. Però posso dare un consiglio a questi rivenditori, proprio a titolo personale, sì, posso? Mi posso permettere, sì, poi magari mi dici fatti gli affari tuoi. Io vedo che ci sono dei proprio negozianti che sono molto bravi in fare quello che fanno, oltre che vendere e spiegare il prodotto, perché credimi, io sento quando vendono che vado nei negozi, quindi spiegano molto bene il prodotto. Però hai detto bene, se ci sei andato nei negozi vuol dire che già hanno piacere di averti, vuol dire che già, sì, c'è una cultura dietro importante per il corso, per il restyling, per l'aiuto, il sostegno. Ecco, dove non va il problema? Sì. Infatti vedi, loro si lamentano di dove quello, tu non vai. Ma difatti tanta gente me lo chiede, mi fa, qua non c'è niente, io purtroppo non posso organizzare il corso, è il negozio che mi deve chiamare. Tra l'altro adesso non è più Liliana che prende gli appuntamenti, siamo noi direttamente. Esatto, quindi se volete prendere un appuntamento con Alex, sì, lo contattate e lui vi dirà quando sono le date disponibili, o se magari viene già nella vostra zona da qualcuno, o andate da quello, se no voi rivenditori magari avete la fortuna di avere già Alex nella vostra zona per qualcosa e potete contattarlo per venire anche da voi. Però consiglio, perché non fate un po' di, nel senso, rete o comunque collaborazioni? Tipo adesso vado in Sardegna,
due negozi sotto di Cagliari si sono messe d'accordo, sono riuscite anche tramite la Lori, e devo dire Loredana Marongiu, che è sempre qua, perché è sempre pazzesca lei, fantastica, ed è riuscita, oltre Charm Event, quindi Francesca e Sergio, a farmi ottenere altri due posti nella Sardegna del sud. Altri due negozi, quindi vai da con un po' di fantasia, mi pare di aver capito. Sì, con un po' di fantasia. Dalla Carla, la bottega della Tella. Nella bottega di Tella, a Monserrato. Se mi ricordo bene. Quindi vai dalla Carla Sappi a Monserrato, due negozi validi che fanno corsi di ragazze brave che seguono bene il cliente, molto rifornite. E voglio dire voglio dirti la verità, uno non è grandissimo, l'altro non lo so perché si è appena spostata, però sono due posti che, anche se non sono enormi, sono organizzatissimi e farei dei bei corsi. Però vedi, fanno rete, sono intelligenti, brava. Sarà anche a merito della gente, perché Loredana è meravigliosa, però rivenditori, dovete avere una svegliata, perché chi si ferma è perduto. I professionisti servono ad elevare i vostri negozi e a far capire ai vostri clienti che hanno delle possibilità immense, che il restyling non è solamente colorare e proteggere, non è solamente bianco, grattato, cera, non è solamente appiccichiamo un transfer, non è solamente appiccichiamoci uno stencil, capito? Cioè ci sono talmente tante cose da poter fare. Sì. Siamo avanti, però rivenditori, datemi una svegliata, non posso sempre essere io a far tutto. Anche Rugiada e comunque De Grandis collaborano, mi fa sempre bravo. Tanto piacere. Bravo, in Veneto però adesso sta partendo, in Veneto sta partendo il progetto. Allora, io sarò di parte, sì, perché ci sono anche dei rivenditori che sono anni che mi dicono: Elisa, noi abbiamo bisogno di qualcuno che giri per i negozi, faccia corsi anche un po' più basilari, perché noi non abbiamo tempo. Ecco, quando mi dicono che non hanno tempo, a me viene la pelle d'oca, come se fossi un'oca impazzita con le piume bianche dritte, perché dico, cacchio, non avete tempo voi, e io con un'azienda da gestire, tre bambini piccoli e tutti i fatti che ho, trovo il tempo di fare tutto. Ok, quindi questa roba mi dà un po' fastidio, però credo che non sia questione di tempo, credo che sia questione di sicurezza. Quindi sicurezza personale nel fare i corsi agli altri. Quindi sono riuscita ufficialmente con marchio Magic Paint a portare avanti questa situazione, soprattutto in Veneto, Friuli e Trentino. C'è già chi lo fa apertamente, tipo so che la Giovanna va in parecchi punti nel nord Italia, va a dare sostegno comunque a Winter Pennelli, è andata a Piccolo Fiore Bergamo, è andata a Vanilla. Giovanna è bravissima. L'hanno conosciuta, porca vacca, sei bravo. Hai detto porca Giovanna? No, ho detto porca vacca, sei bravo. No, guarda, è una delle persone più fini e educate che ho mai conosciuto. È molto gentile, è molto riservata. Sempre stata molto fine, no? Sì, poi è stata al posto suo, non è mai invadente. Esatto. È una persona che sa guardare. A me è piaciuta tanto, Giovanna. Ma tu perché ti metti sempre sta roba così? Non la perché capisco. Mi dà fastidio alle tette. Va bene. Allora, quindi Giovanna già lo fa da tempo e ci sono altre persone che lo fanno. Io sto cercando di capire chi sono questi restyler di cui mi posso fidare. Certo che non posso pensare che ci sia qualcuno che oggi lo fa per Elisa Magic Paint e domani lo vada a fare per un altro brand, sì, perché mi è successo anche questa fregatura. Hanno ampiamente utilizzato i rivenditori Magic Paint e i personaggi che fanno i corsi del rivenditore Magic Paint per fare i loro porci comodi usandoci. Quindi non è una cosa facile. Sapete cos'è? Il professionista ce ne rimette del suo. Alex ha una sua azienda, una partita IVA. Quando si espone, si espone in modo molto molto forte, quindi se si è, tra virgolette, non sposato, però ha deciso di intraprendere questa cosa con noi, non è che domani va a farlo con qualcun altro, è una persona seria. Ma io non ti avrei fottuto neanche da un'altra azienda. Lo so, però comunque mettere da parte questa cosa, organizzarsi con i restyler è stata una cosa un po' diversa. Quindi sta partendo questo bel progetto in Veneto, e il Veneto era una delle regioni che si lamentava di più. Io sono veneta, porca vacca, cioè, posso dirlo? Non è possibile, ragazzi veneti, datevi una mossa, rivenditori veneti, veloce, voglio vedere dei corsi belli. Non dovete sempre avere dei corsi da 10 persone, fatelo con 5, fatelo con 6, fatelo con 4 se il negozio è piccolo, ma datemi una mossa, le persone vogliono sperimentare, vogliono fare corsi, perché quei corsi diventano più sicure di sé. Adesso io ti faccio vedere quello che fa Alex, perché sennò... Ah, io sto seguendo semplicemente le... Ha preso un pennellino. Le linee. Che pennello hai preso? È uno di quelli che ti ho rotto le balle da fare. Riquadralo. Allora, ho preso un sintetico, questo qua. Alex, vai a riquadrare la nostra petineuse. Allora, vi ricordo che questi pennelli sono... Sono caricati, Emma? Non ancora, cielo. A brevissimo saranno caricati. A brevissimo vuol dire oggi? No. Perfetto, questo Emma. Questo è il numero 8 piatto, nel senso che la setola... Come vedete è una setola piatta, lo uso tantissimo per i corsi perché si può usare sia così fine che così, che porta il colore. E tutta la gamma di questi pennelli qua io la porto già in giro per i corsi e la faccio provare ai corsisti, quindi tutte le persone che vengono già ai miei corsi le provano in anteprima. Domani. Chiedono che colore è questo. Questo è un colore che abbiamo ottenuto io e Emma mettendo Cherie,
più dark più profumo d'oriente. No, questo secondo me è quello che abbiamo fatto per il baule in diretta, e non avevamo usato solo Cherie e soffio. Allora Cherie e soffio era un altro quello che abbiamo usato per la porta. Mi hai detto che era la porta? Questo abbiamo usato per la porta e non abbiamo messo un po' di giallo, no? Ok, allora Cherie e soffio. Poi magari mi sbaglio, l'abbiamo fatto in diretta comunque. Io sto proprio portando perché della Mary Winehouse veloce. Bravo. Cioè io sto proprio facendo solo una un ricalco di quelle, sì, che sono le linee della penna veloce nelle zone nere che mi serviva magari mantenere, perché si vede e non si vede. Io ho usato una matita che da quel vedo non vedo, non volevo che fosse troppo forte, così anche se dovesse rimanere un po' di matita rimane lì. La Carolina dice che con lo zainetto che ha comprato da te ti sta facendo un sacco di pubblicità. Dai, ma grazie, ringraziala tanto. Ah, tra l'altro devo ringraziare anche le vecchie matte, la bottega vecchie matte, perché sono diventate anche loro rivenditrici ufficiali del mio marchio. Ah, bene, sono contenta. Beh, ma le vecchie matte hanno buon gusto. Sì, ma guarda che io devo ringraziare te. Vabbè. Io ringrazio te, tu ringrazi me, io ringrazio lei ringrazia lui, lui ringrazia me, poi tu sei preferito quando, di Fabio. Quando... Poi Fabio ha ufficialmente un preferito, quindi Fabio è Grinch con tutti, tranne che con Alex. Alex è il suo preferito, fa le locandine, i post più belli solo quando c'è Alex, a me non mi calcola di striscio. Adesso io infatti gli tolgo 100.000 euro dallo stipendio, così almeno, caro Fabio, impariamo chi comanda qua, ok? E io basta. Però sempre, allora, certo, tanto. Io però ho sempre detto che Fabio fa il lavoro che fa, poi tu. Cosa ti dico di Fabio quando non c'è? Ma sì, ma tu lecchi il culo a lui, lui lecca il culo a te, siete migliori amici, adesso mi avete rotto, eh. No, assumitelo tu allora, non ho capito. È come con l'Elia, è come con l'Elia, che secondo me è brava sta donna e io lo dico che è brava, nel senso Fabio è bravo. Quando uno è bravo giusto di dirgli che ma è brava. Ma non so com'è possibile che siete solamente tu, Mimì e Cocò, agli altri fa tutti dei post basici, arrivi tu... Uela, Ellen Warhol. Dice la mattina cosa fa? È vero, però tu dai. Non mi chiedi cosa faccio, tu mi dici oggi generico? E tu io dici sì. E io ti dico, va bene, generico, perché ho sempre paura di chiederti. Cherie Soffio profumo d'oriente, vedi che dicono Cherie Soffio profumo d'oriente, anche la Lisa lo dice. Vedi che hai sbagliato tu, ero anch'io, mi ricordavo anch'io che erano tre colori, Cherie Soffio profumo d'oriente, brava c'era, Lisa. C'era Lisa e Ilaria Bologna? Sì. Ah, ho una canzone che quando arriverò a Bologna dobbiamo fare, si chiama Baccalà. Baccalà? Non so se l'hai mai sentita. No. Quella che dice tutte cose in napoletano. Tutte le mogli sono cucinando baccalà. Non l'hai mai sentita? No, figo. Davvero? Perché devi dirla a Bologna, scusa? Perché l'Ilaria è napoletana e mi ha già tradotto tutta una roba. L'ha tradotta già? Ho riso tutta una sera su una cosa, figo, che avevo pubblicato. Bologna, io... Quadro solo bene le linee di matita perché da YouTube non vedono, sì, tanto come fai a vedere queste linee. Sono impercettibili, sono delle linee che io mi sono preso, in più ho la fotocopia vicino e vado a darmi un'idea, cioè non è che deve essere proprio... Ragazzi, io ve lo dico, quando Alex ha fatto il corso qua da me e ha fatto Audrey Hepburn ha usato una tecnica molto simile. Sì. Vero? Quindi in realtà quello che lui sta facendo oggi qua lo potete fare tranquillamente con lui a un suo corso. Chiaro è che deve essere un viso interessante, ragazze, non deve essere quello di Merona Pierina, perché comunque deve essere un viso che si possa, no, ricalcare. E diciamolo tutti insieme ancora una volta. L'Alex non fa solo cose morte. L'Alex non fa solo teschi, fa tutto, fiori, piante, animali, animali grassi, animali magri, donne grasse, donne magre, uomini belli, uomini brutti, vero che tu dipingi tutto? Alex è capace a dipingere tutto, non dipinge solo roba morta, no, sono insopportabili, dai. Però mi quando mi dite no, ma non è affine al mio stile, ma che cosa state dicendo? Ma che stile volete avere? Dai, ma rilassatevi un po', un artista sa reinterpretare tutto, sa disegnare tutto. Guardate che se mettete l'Alessandra lì a domani a farvi un teschio, anche l'Alessandra ve lo fa un teschio, non è che ci vuole tanto, anche ecco, figo. Tra l'altro Alessandra per Natale il prossimo anno... dovresti, sì, regalarmi un teschio disegnato da te. Ah, vogliamo Alex che fa uno spolvero. Volentieri. E vogliamo l'Alessandra che fa un teschio. No, così vediamo il tuo stile dello spolvero, come diventa lo spolvero fatto da te, e vediamo il teschio fighettino fatto da Alessandra. Secondo me l'ora. Viene benissimo. Non vedo l'ora. Io vedo il mobile. Non vedo l'ora. Secondo me guarda che sarebbe davvero. Io vedo il mobile. Sì, sì. Sarebbe figo. Io vorrei vedere l'Alessandra che reinterpreta Alex e l'Alex che reinterpreta l'Alessandra. Sarebbe una cosa fighissima. Io ce l'ho già. Tra l'altro, Alessandra me l'ha promesso che adesso appena che viene un tuo corso. Pronti. No, è già venuto il mio corso, carino lei. Ma no, ma che lo fa lei?
Io voglio vederla che lo fa. Io voglio che mi fa un. Io voglio che tu vai da Damiano e che ti metti a fare una poltrona al corso di Damiano. Io voglio che tu vai con Barbara con un mobile rotto e te la aggiusti. Quello mi piacerebbe davvero. Quello vorrei tanto. Porca io. Vacca, mi piacerebbe tanto avere tempo. Lisa Benedetti dice: e noi dobbiamo imparare, dobbiamo indovinare chi l'ha fatto. Se l'ha fatto Alex o Alessandro, chi l'ha fatto. Secondo me la modalità è molto presente, cioè secondo me sarà facile capire chi è, però questo è per prendervi in giro e per dirvi che quando mi dite non sono affine al suo stile, lui non ha uno stile, ha una manualità. Piuttosto potete dire si vede che questa è la mano di Alex, come potete dire si vede che è la mano di Elisa, ma io non ho uno stile ben definito, io reinterpreto 10.000 stili, proprio come lui. Sarebbe riduttivo per un artista dire che ha solo uno stile. Cioè diglielo, io sono anche noioso a casa, faccio mobili di legno chiaro, cioè tu pensi? Sì, lui è una palla. E mi dicono fai colora qualcosa, lui no, ma non lo coloro, questo mi piace il naturale. Ma è vero, cioè, è così, ragazzi, è così. Ha detto la Carolina che su una porta mi piacerebbe fare con questo stile Freddie Mercury. Brava, trovati un'immagine che funzioni, trova sempre un'immagine che sia forte dal punto di vista di contrasti, in modo tale che te lo puoi stampare, ti puoi andare a... Poi in questo stile qua l'imperfezione... è quello che dà un po' la caratterizzazione del quadro. Difatti io con poco adesso vi farò vedere che mancano due colori. La pelle. Il 24 maggio sei a Napoli? No, allora io devo ringraziare sta donna perché ha realizzato, spero, adesso non è ancora tutto definitivo, l'Anna Tramontano. Cioè, allora tu l'Anna Ruzzella. Io vado dalle vecchie matte e loro con questi occhi grandi come i lemuri mi raccontano di questa come avventura. I lemuri, cioè questi occhioni così mi raccontano di questa avventura a Napoli con l'Anna Tramontano, che io tra l'altro l'Anna Tramontano lo conosco perché su Facebook comunque ogni tanto commenta. Ma lo sai che viene qua da me tra un po'. È vero, conoscerla prima di, però comunque lei è stata carinissima, mi ha chiamato a casa e mi ha detto guarda mi piacerebbe darti una mano per i corsi, farti venire bla bla bla, e gli ho detto guarda Anna, io so che sono un po' maleducato, ma uno dei miei sogni è andare a Napoli con una guida come te, perché lei mi ha detto che è una cosa incredibile. Lei è molto, cioè lei non è solo napoletana, lei ama la cultura di Napoli, che secondo me questa è la differenza, cioè tra un napoletano che vive lì e la subisce, tra un napoletano invece che ama talmente tanto la cultura e la bellezza di Napoli che te la fa vedere per come l'ha conosciuta, apprezzata, amata da quando è nata, capito? È diverso. Cioè, ma un po' come se tu mi dicessi Elisa fammi vedere le parti di Torino che veramente esatto. Devo vedere, o mi porti semplicemente in Piazza San Carlo a farti il direttore nei negozi, è completamente bravissima, differente, capito? Esatto. E io avrò la fortuna di avere l'Anna Tramontano tutta per me, perché io la volevo tutta per me, e mi ha detto di sì. No, noi non ci allarghiamo, che è una sposata. Detto, no, io voglio solo come guida, assolutamente. E ha detto che mi fa vedere Napoli come gliel'ha fatta vedere alle vecchie matte, quindi con la spiegazione, col tour. Vincenzo Morese chiede se puoi fare il suo viso. Certo, perché no? Dice di sì. Quindi se avete un marito particolarmente attraente come il signor Vincenzo Amorese, gli potete fare per la festa del papà un ritratto con il suo volto. Proviamo. Perché no? No, io non ho tempo di farlo il martirio, sinceramente. Poi il mio martirio già si autocelebra abbastanza senza che gli vedo ancora fare questa ma cosa. Ma povero Matt, ma la sua. Ma che povero Matt, quello lì è un ganso. Ma tue domande? Ce le tutte. Ah, ok. Guardate, io ho dato. Dicono tutti quanti comunque che la canzone Baccalà non è napoletana ma è pugliese. Ti sei fatto una come parte. Come no, è napoletana. Lo dice anche Giussi Scala, lo dicono tutti. Baccalà. Sei tremendo Alex, no è pugliese. No, è quella che sta andando adesso su TikTok. A me hanno detto che è napoletana. Vabbè, ho sconfuso le cose. Però è figa questa canzone. La canzone Baccalà non è napoletana, è pugliese, basta. Vabbè, Ilaria, imparala lo stesso e quando arrivo me la canti, per favore. Dai. La Milena Pesci, che io adoro, ma solo chi è chiuso di mente non capisce che un artista è creativo, punto. Ciao, qui oggi iniziano le clienti ad arrivare strafelici, che finalmente c'è il negozio Magic Paint a Torino. Lei è Nives. Story, bravo, sì, conosco. Che ha aperto il mio negozio Magic Paint in Corso Casale a Torino. Io vi seguo. E giustamente lei se la suona e se la canta e dice sono contenta che iniziano ad arrivare i clienti dicendo sono felice, c'è un negozio a Torino. Un nuovo negozio, abbiamo già un altro negozio in Corso Inghilterra di fronte all'uscita della metropolitana che si chiama Megusta. Non è un negozio però monomarca Magic Paint, Megusta ha tante cose culinarie buone e ha un angolo Magic Paint. Sono molto bravi con i video Megusta perché ho visto dei video molto belli. Bene. E invece Nives ha aperto un negozio che non ha altro, è solo Magic Paint e ha un'area corsi.
Guardate, io adesso comunico a Nive, se ne approfitto per dirle che è sul sito con la nuova foto che ci ha mandato, il mobile è molto bello, e quindi tutti i venditori www.magicpaint.it la cartina è lì trovata. Ecco, noi non è che lo diciamo, non lo facciamo, noi abbiamo questa cartina sul sito magicpaint.it, che uno dice sì vado lì ma chissà se li vedo tutti, no, ci teniamo in modo maniacale, se un rivenditore diventa rivenditore o non è più rivenditore è sempre su quel sito lì, www.magicpaint.it. Noi facciamo molta attenzione, non ci permetteremo mai di farvi fare della strada se quel rivenditore non esiste, quindi mi raccomando. Poi ovvio ragazzi, se è lontano fate una chiamata prima, sia mai che si sente male e è aperto in ritardo, non lo so, però tutti i rivenditori Magicpaint sono sulla cartina dei rivenditori sul sito www.magicpaint.it, ok? Comunque la Stefania Zoccagli, che l'ho conosciuta anche un evento mio da Home Decor, è venuta da Napoli fino da Home Decor, è molto molto gentile e molto carina, una persona bella solare. Laura Capponi, bello anche Bowie, ma Freddy è il mio idolo. Anna Tramontano dice allargati, allargati, non è un problema se ti allarghi. Anna, mi sa che mi sto allargando, non so se mi vedi in video, ma mi sono allargato. Allora adesso due colori, Emma, uno per il viso. Questa è la seconda persona che dice che vorrebbe fare una borsa con la tecnica che stai facendo adesso. Fattela. Quindi, no, con un corso con te. Ah, non ancora, per adesso ho avuto la possibilità di fare il corso, quello su di stoffe. Tessuti, stoffe. Anche chiedetelo, rivenditori. Dovete chiederlo e vi svelerò tutti i miei trucchi in base al supporto, quindi stoffa, pelle, di come si usano. E tra l'altro anche qua da Magic Paint, possiamo dirlo, stiamo studiando una cosa. Sì. Segreto però. La cosa di oggi a pranzo. Dilla! No. Non dirla. Segreto. Stiamo studiando una cosa importante per la pittura su tessuti e pelle. Margherita consiglia, me gusta, ha detto che ha fatto con loro un corso sabato che si è trovata benissimo. Sono molto contenta. E poi è molto facile da raggiungere comunque, quindi motivo in più. Allora, io adesso farei così, farei scegliere Emma il colore della qua faccia. C'è gente che sta dipingendo Elisir Wall, Elisir di qua. Secondo me amano talmente tanto il mio muro, se sì, tutti fanno Elisir adesso. Anche la Silvana. Funziona. Comunque Gabriella Fabbri e Carolina Traverso Camuzzo, invece di stare qua a perdere tempo e parlare, andate a cercare il negozio giusto in Liguria dove manca e apritelo voi due. Mi e Cocò, visto che siete così brave, iniziate a rendervi utili. Dai. Per i capelli magari un colore che non c'entra niente, tipo un colore più chiaro di quello, tipo un brocante e un bianco così per la faccia. Perfetto. Allora, adesso. Comunque basta, ti sei fatto la gaffa, la canzone virale è pugliese, stop. Ma no, ma guarda, mi spiace solo che in queste dirette qua non c'è possibilità che la gente possa cantare. Cioè, ma lo vedete? E non è ancora fatto, cioè è un graffito questo per me. Cioè per lui, perché non c'è ancora nulla di quello che sarà poi alla fine, ma vedete quanto è figo. Io ve l'ho Cioè, ma avete visto quanto è figo? Che in poco vi fate dei quadri per la casa che fanno paura. Cioè, ragazzi, con un solo corso si ottiene questo, ma volete Grazie. Capire che c'è altro? Oltre il basico restyling che è colore e finitura, volete capirlo che c'è un mondo dietro. Ah. Posso cantare Baccalà mentre coloro? Sì, ma io non la conosco sta canzone, sai. Dai, ma non la posso mettere perché sennò ci bloccano la diretta. Oh. Non possiamo mettere musica. Vero. Niente. Allora, cosa stai facendo? Perché adesso stai facendo un po' troppo i fatti tuoi e non ci spieghi allora, niente. Adesso io vado avanti, nel senso che ho qua la mia fotocopia, so che nell'originale io poi l'ho fatta bianca e nera perché a me serviva solo delle linee, però Andy Warhol aveva dato dei colori predefiniti un po' per delle cose predominanti, quindi io vado a dare i capelli e qua negli occhi un colore particolare, che potrebbe essere magari addirittura i capelli biondi perché mi va a tirare fuori un po' Marilyn, me la fa un po' pop, e questo brocante che vado a usare solo per gli occhi e nelle zone tipo intorno alla bocca. Quello che voglio farvi capire io è che in questo caso dovete divertirvi. Allora, nei miei corsi io dico sempre, dovete prenderla come se fosse una giornata dove dedicate del dovete tempo buttarvi, voi stessi, dovete guardare sempre gli altri, dovete sempre guardare anche cosa sta succedendo intorno a voi. Hai preso il bianco con lo stesso pennello del verde? Ho sbagliato. Perché sono no, per me va bene, volevo solo capire perché. Dai, carta? Un pannetto. Pannetto? No, volevo solo sapere Grazie. Se era sbagliato o se era giusto. Sbagliato. Scusami.
Qua hai gocciolato? Sì, sì, adesso tolgo okay. tutto. Oh, scusami, te lo pulisco io, tu fai quello che devi fare, te lo pulisco io. Beh, grazie, meno male che sei accorto. Vabbè, me ne sembra accorto. Che non ti guardo, ma io ti guardo sempre. Perché sembra che facciamo ancora lì difficili. Mio marito di là viene qua con un macete. Che ridere. Picchiamete. L'hai fatta con gli occhi verdi come i miei. Ogni riferimento è puramente casuale. Ogni riferimento è puramente casuale. Dicono 10 minuti d'applausi l'Angela Ulisio, che è venuta anche a trovarti a casa tua l'Angela Ulisio, te la ricordi sì, la ragazza? Certo me la ricordo. Mi serve solo un qualcosa con l'acqua, per favore, ma così lo vado a togliere. Grazie davvero. Allora, adesso mantengo lo sfondo, poi i capelli decido davvero che li faccio gialli, quindi in questo caso lo spessore del mio giallo è molto bello perché rimane tipo scultura, cioè quando voi usate questo colore qua avete già la possibilità di avere uno spessore. Ah, la Daniela Caponetto, anche... ho letto di carotino, ho letto, te la bacio tutta, te la sì, bacio carotino. Tutta carotina, mia figlia rosa, la chiamano carotina. Sì, potevi farla rossa, Marilyn. Oh, ragazze, adesso mi chiedono Loano. Io non sono io ad aprire, devono scegliere la Carolina e la Fabri dove aprire. Devono però mettersi in testa che si devono sbrigare. Datevi una mossa. Devo trovare un negozio che è disposto a farmi venire giù, che organizza la giornata, vi dà la possibilità, però deve essere un negozio Magic Paint, perché mi hanno già contattato anche altri negozi. Dove... No! In che senso? Ti hanno chiamato dei negozi che non sono Magic Paint per fare i corsi da loro? Fotografi o gente che aveva... Ah, ma non altri brand? No, 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 gente che avrebbe anche usato Magic Paint, ma se non è diciamo, un negozio ufficiale Magic Paint, certo, capito. Diventa difficile fare un corso perché? Perché servono i colori, servono i materiali, cioè Magic Paint oltre che al colore anche l'attrezzatura, cioè certo. Il negozio è davvero sviluppato e comunque fornito in modo tale che i corsi si fanno in tranquillità, tenendo anche magari una spatolina in mano, un pennello, cioè ci sono tante certo. cose che si possono tante utilizzare. Tante tecniche, tante cose, e qua c'è sì. tutto. Noi abbiamo tutto il materiale che serve per farlo, ovviamente. Sai che mi è venuto mezzo coccolone, pensavo che gli altri brand volessero già rubarmi Alex. Tanto ho avuto tipo un cardiopalma. Non lo so, però già solamente l'idea mi viene male. Ma tanto te l'ho detto, chi vuoi che mi prende? Cioè... Siamo sposati. Ma ascolta. Allora, ragazzi... I rivenditori che ospitano i professionisti sono ovviamente rivenditori che sanno fare corsi, quindi mi raccomando, quando andate dal vostro rivenditore, non è che magari non lo vuole fare il corso perché magari ha qualche ansia, qualche problematica, bisogna sì. sempre capire un po', ok? Quindi non è che io sto dicendo che sono bravi quelli che li fanno, cattivi quelli che non li fanno, non sto puntando il dito, sto solo dicendo che spesso e volentieri qualcuno che potrebbe non ha voglia e qualcuno che non lo fa è perché magari ha ansia, ok? Sì. Mm. Ed è vero. Però noi siamo qua per aiutarli, quindi se hanno questo piacere, vogliono migliorare o vogliono diventare dei bravi negozi che fanno corsi, noi siamo qua apposta, quindi che si facciano avanti e ci chiedono aiuto. Ma a me piacerebbe che proprio questi negozi, perché ho visto che funziona, si aiutino anche tra di loro, perché poi fanno certo. rete. Cioè, non è che bisogna essere sempre concorrenti, anzi, no? Tutt'altro. Sai che Magic Paint è l'unica vernice che non si può vendere online tra di loro? Sì. Cioè, tutte le altre marche di vernici, tra di loro, sono sempre in competizione perché tanto hanno i loro siti, le buttano online e tutti esatto. vanno da tutti. Magic Paint è l'unica azienda che lo permette ai rivenditori di spedirsela sì. ai loro, cioè che ne so... la sciabberia da Parma non può spedire a casa di Catania delle vecchie matte e viceversa, le vecchie matte non possono spedire la sciabberia di Parma perché noi vogliamo sì. tutelare e non vogliamo che Magic Paint vada online dappertutto. Ma noi per tutelare il loro negozio cerchiamo sempre di mantenere una lunghezza, una distanza tra un negozio e l'altro molto molto più diciamo ampia, cioè non è che noi mettiamo un rivenditore ogni 10 km, noi siamo molto più larghi di questa cosa, beh ovviamente non in città come Roma o come Milano, diciamo che se ci sono delle richieste lì è un po' più basso il chilometraggio perché la densità popolativa è molto più alta, però questo per dire che noi tuteliamo molto i negozi tutelano molto Magic Paint, capisci? Per sì. questo motivo non sono mai in competizione loro, ma si rispettano. È molto bello anche vedere, tipo sono andato in negozi, che non farò il nome ovviamente perché è una cosa molto bella, e si davano tipo non so, ti manca l'enjoy, dai te sì, lo porto, te lo porto. Soffio.
perché mi serve subito. Ma io ti faccio nomi spire. Invece. Alfreda Cagliani aiuta Sabrina Ciampa, Sabrina Ciampa aiuta Alfreda Cagliani. Sì. Cioè si vogliono bene quelle sì. due là e è una bello. Se fa l'evento là. Io sono andata da Sabrina e c'erano le ragazze, c'erano tutti a salutare Sabrina. È stato bellissimo, vero? È bello davvero. C'erano tutti, c'era anche Pomezia. Così... C'era anche Pomezia da Sabrina. No, sì. Pomezia e Sabrina. Pomezia e Sabrina, la Dispoli. Cioè tra di loro si sono messe tutte quante ad aiutarsi sì. e si sostengono proprio, e questa è la bellezza, anche se sono relativamente vicine, che poi sì. ci sono dei chilometri tra un'altra, che non è che si fa sempre, però non c'è questa invidia, è molto bella questa cosa, che dicono sempre, sai, che le donne sono invidiose, le donne qui, le donne lì, oh, mica sono tutte uguali. Invece ho trovato delle realtà che mi hanno stupito, mi hanno davvero fatto pensare che si può davvero fare rete e anche diventare grandi insieme, perché magari ci sono progetti che si possono fare. Tipo, io e te non è che siamo partiti così, siamo partiti con i piedi di piombo, però... Ho fatto anni di sacrifici anche tu, quanti sacrifici hai fatto? Sì, ma no, ma anche nella collaborazione tra di noi, iniziamo sì. a far conoscere al pubblico chi sei, facciamo una sì. prima diretta, poi facciamo una seconda, poi facciamo partire sì. un altro progetto, poi è partito il progetto grande, ma quanto ci abbiamo lavorato per sì. addomesticare, tra virgolette, le persone a capire chi siamo, anche... a capire l'importanza di quello che sì. facciamo nelle dirette, cioè una diretta del genere non è una cavolata, è una cosa molto importante, bisogna però far capire alle persone piano piano cosa che facciamo, ti ricordi la geisha? Sì. Io me l'ha venduta. Che è andata via. Me l'hanno venduta, ci credo. Emma. Io sto andando avanti con i vari colori. Samuela Giardina dice che sei bravissimo e ti fa i complimenti, è stupendo. Questo è molto semplice. Se voi usate praticamente un'immagine come quella che ho usato io, avete solo praticamente l'imbarazzo della scelta dei colori da utilizzare. Un consiglio che io vi do, per dare l'idea che questo è proprio dipinto a mano, le imperfezioni anche a livello di colatura, di stesura del colore fatto un po' raffazzonato, dove c'è il colore che copre e non copre, e si vede un po' dello sfondo, fa proprio parte un po' del gioco, nel senso che noi dobbiamo far portare a casa il risultato che sembra dipinto a mano. In questo caso non abbiamo bisogno, e questo ve lo consiglio per una tela, magari non per una porta, su una porta magari dovete essere un po' più precisi, perché ci sono tutte queste colature, queste parti in rilievo. Per un quadro invece è molto bello, perché... Ma perché se la porta la tiri giù la metti in orizzontale. Anche. Puoi farlo, come abbiamo fatto noi qua. Cioè questa è un po' l'idea che dei quadri che si trovano all'IKEA, che costano una follia, e sono tutti un po' stampati, di rilievo. Esatto, invece non li abbiamo fatti. Cioè, addirittura Katia, quella porta che le ho fatto, e fino alla fine non pensava venisse fuori un lavoro del genere... Quando poi è stata finita, io mi ricordo la faccia che ha fatto. Non ci credeva, La Katia non ci credeva, il marito era orgogliosissimo di lei. A me quando... ha fatto proprio un po' sì. tenerezza. Gio, che quando ha visto sua moglie che era così orgogliosa, anche lui si è intenerito. È stato sì. bellissimo. È bello, dopo un corso del genere, vedere una porta che risuscita come quella, che poi addirittura aveva la cementita, sapeva, perché era una porta molto vecchia che lei voleva fare, non si decideva. E lei era felice di quello che aveva fatto, lui era orgoglioso di lei, è stato bellissimo. Secondo me questi corsi servono anche molto molto alla coppia e alla casa in generale. Bello, bello. Allora, devo mettere a posto la bocca perché fa un po' cavallo, si vede che ho ingrandito un po' di più sto bianco. Adesso la metto a posto. Sai che devo dirti la verità, dal telefono si vede molto bene, mi piace. Questi sono effetti che se anche uno dovesse sbagliare, dovesse fare, non lo so, ingrandire qualche proporzione, anche se non venisse proprio perfetto, è lo stesso. Cioè... Tiziana Macri, che c'era al corso, sì. Quando c'era la Katia che ha fatto la porta, ha detto che stava quasi piangendo. Era ricordo. Tenerissima. Sì. Perché lei non ci credeva sì, di essere riuscita. Si è emozionata alla fine, quando ha visto tutto finito. No, la porta è rimasta proprio. Io mi ricordo. Perché era anche un po' in ansia che non venisse bene. Sì. Aveva delle aspettative molto elevate. Sì. Si è autostupita di quello che siamo riusciti a fare. Poi alla fine è andata di brutto da sola, sì. Comunque. Quando era titubante, poi alla fine, quando è partita, non si fermava più, Ma sempre. Comunque, andava col pennello come. Beh, a me uno degli altri lavori che è piaciuto tanto è... Beh, sì, vabbè, Audrey Hepburn, bellissimo. Sì, ma anche lo scrigno. Lo scrigno l'avete poi pubblicato o no? Sì. Il baule con i fiori? Sì. Devo ancora metterlo di Elisa. Quello secondo me è molto bello. Perché con Elisa volevo fare una cosa diversa e volevo fare un post che racchiudesse tutti i restyling che è venuto a fare qua. È molto perché ha fatto la sedia, la poltrona con Damiano, ha fatto il ripristino strutturale con Barbara e ha fatto già il corso con te, già il terzo che fa Elisa. E io volevo fare un post che che prendesse tutti i suoi cosi, quindi devo fare solo questo post.
Mi è piaciuto tanto perché è arrivata a colpo sicuro. Lei sapeva già cosa voleva fare. Sì. E più che altro, alla fine la vedevi anche nella spedita, col pennello lei sì. Andava, ha impressione. Da YouTube ci chiedono per una borsa di paglia da colorare, se devono fare ABA oppure spruzzare dell'ammorbidente, come trattarla prima di colorare. Che tipo di paglia è? Paglia stretta, paglia larga, paglia vecchia, paglia nuova? Ci fai un post sul gruppo I Love Magic Paint, mi tagghi, così ti posso aiutare meglio. Se vedo il materiale ti so rispondere bene. Qua qualcuno dice, tipo Laura Capponi, che quando ha visto la porta gli è venuta anche lei in mente di farla, però non ci sta in auto per portarla al corso. Uè, Alfreda Caiani, guarda che parlavamo di te prima. Ciao Alfreda. Elisa, hai creato una grande collaborazione tra Alex, Alessandra, Sara, meravigliosi, sono contenta. Elisa, ma come stai bene con i capelli acconciati così? Più lunghetti come ora ti danno molto. Grazie Valentina. E realmente stamattina mi sono dovuta stare a casa con Miki un'oretta in più perché il ragazzino si è fatto venire di nuovo l'otite. Il ragazzino, perché praticamente appena tocca l'acqua della piscina lui arriva l'otite. E allora aspettando i nonni che arrivavano ho avuto tempo per farmi una mezza piega e questo è il risultato. Ciao Palette Parisienne. Possiamo girare e fargli tutti vedere. Dicono che se stesse la porta in macchina se la porterebbero tutti al corso. Bisogna fare un corso di porte, Emma! Un corso di porte! Qua? No! Fatela a Bologna, che c'è posto! Poi io faccio qua. Io prendo sempre il pennello bagnato o cacca. Ah, cos'hai combinato? Portate le porte. A Bologna. Faccio così. A Bologna, grazie, non qua. Porco col pennello un po' in giro. Qua non ci stanno tutte queste porte. Qua 10 porte non ci stanno qua dentro. Ma vero. Linea 3, complimenti al reto di Marisa Tinelli, un corso di porte. Spostati un pelino. Ma tanto sono pulito, sono sporca, non sono pulito. Vabbè, ma non voglio sporcarti. Ma io non ho capito, ma Franco poi torna. Non credo. Ah. Laura Daga ti dice che mi fai tornare la voglia di disegnare a mano, che ho un po' perso. Dovrò fare una giornata con te per risolvere questa cosa. E noi ci divertiremo un sacco e vi spronerò a fare delle cose che non vi siete mai immaginate. Brava, la tramontana, proprio questo volevo io, farvi capire che un corso serve proprio per infondere fiducia in voi stessi, dopodiché andrete spediti, veramente. Adesso vi faccio vedere, appena tiro su questo quadro. Un tocco finale, se devi un po' asciugare perché adesso hai sbrinciato tutto. Io ti dirò di più, a me... che non mi fa impazzire l'antique perle e l'oro miscelato, squagliato, tutti glitterati. La cosa che del tuo corso mi ha affascinato di più era la base della porta con il rococò dato tutto fu, dato acquerello. E con rococò acquerello mi ha scioccata di quanto era bello. E anche l'antique perle sul quadro della Macri, Guarda che ho tanti conigli nel mio cappello, tiro fuori. Ma conigli non posso tirarli fuori subito, Ma invece la Sandra Valentini, hai visto com'è stata brava? Guarda, Sandra, io guarda, sono proprio stato contento quel giorno perché avevo due persone a meccare. Perché se tu ci pensi, quando io sono entrato qua in famiglia Magic Paint, loro sono state due persone che mi hanno sempre sostenuto. E hanno creduto come te in me ancora prima di tutta questa cosa dei corsi. Ti ricordi che alle prime dirette veniva la Sandra, era venuta la Macri? Ed erano fuori, io guarda, me le ricordo queste persone come anche la Ausilio e altre persone. Ed erano fuori il cancello che mi hanno aspettato apposta per farmi l'applauso e dirmi bravo. E io rosso paonazzo che ero bordotto. Quindi sono molto affezionato a queste persone e averle quella giornata lì è stato molto bello. E poi hanno fatto delle cose belle, molto belle. Ci tenevo brave. Particolarmente a fargli fare una roba bella. Sì. Farli divertire, farli fare una roba particolare, sì. Bologna, dovete organizzare un corso di porte, ok? Quindi cara Elisa e Ilaria Calemma, Elisa Benedetti, Ilaria Calemma, le mie ragazze di Bologna, del mio negozio di Bologna, vorrei gentilmente che creaste questo corso di porte, ok? Va bene? Porta la tua porta. Però se facciamo il corso di porte non riesco a gestirne 10, bisogna fare massimo 7. Perché è un lavoro impegnativo e lungo. Dai, 8. 8 con Ilaria e Elisa che mi danno una mano. Ma Ilaria e Elisa non si devono muovere da te. Sì, no, vabbè. Ci mettiamo anche Fabrizia Preti che è meravigliosa. 8 con loro. Ma tu la Fabrizia Preti l'hai già conosciuta? Ma no. Ma
meravigliosa, c'è una manualità pazzesca. Fabrizio Predi ogni tanto va a tenere corsi, ogni tanto, ogni mese va a tenere corsi nella mia bottega di Bologna, perché secondo me è molto importante sì che facciano corsi con Ilaria e Elisa e che abbiano la loro impostazione, però è anche importante cambiare le manualità, cambiare i maestri, quindi ogni tanto c'è anche Fabrizio che fa una patina molto bella, è molto brava a fare corsi a me a Bologna, Fabrizio Predi. Quindi potrei metterti anche lei e aiutarti nel corso di porte, così siamo tutti felici. Portate la porta a Bologna e fate il corso con Alex di decorazione della porta. Voglio dei mega fiori enormi sulle porte. Io mentre asciugo ho il mio aiutante di Babbo Natale che mi guarda, mentre io guardo te e parlo, che mi guarda e mi dice prende fuoco. Allora risposta. Ha 3 punti che sono... Truc, truc, truc. Facciamo vedere il risultato finale. Adesso cosa facciamo? Mettiamo lo scotch e strappiamo? No, eh? No, adesso abbiamo quasi finito. Wow, la Marilyn! Guardate, con pochi passaggi, una buona dima, con i colori dati in un certo modo. Polo Saverk, Uracalè. Si ottengono dei risultati davvero molto, molto belli. Sì. Cioè, ragazzi, ci ha messo un'ora giusta! In un'ora ha fatto questo! E che parlavamo? Cioè, un'ora! Capite, un quadro 70x70. Cioè, grosso, comunque, dai. Dai, che sembra una lana. Sembra bassa. Sono anche in tempo per partire senza lasciarla direttamente per andare dalla mia mamma. Ma io guarda che un quarto d'ora è finito, eh. Ah, devi ancora finire? Sono bravo. Ma no, io pensavo fosse finito. Stavo salutando che era finito. Non è finito. Ma se vuoi, sì. Ma io gli farei solo giusto due cose veloci. Allora fai due cose veloci. Posso? Ma certo che puoi. Io lo vedevo già figo così. Allora, adesso ti spiego una delle mie cose veloci. Io prendo un baron glacé. Pazzesco. Lo metto praticamente. Solo una cosa, Franco Marini dice, chiede se sarà possibile rivedere questo video e dove. Ricordati Franco che tutto quello che noi facciamo in generale, dirette, short, tutorial, sono visibili sul mio canale YouTube che si chiama Elisa Magic Paint e ci sono diverse categorie. C'è la categoria dirette, tutorial e short. Quindi questo qua è salvato con la data di oggi e lo troverai. Potete rivedere tutte le volte che Alex è venuto, perché Fabio, stiamo lavorando a quella cosa che ho detto, di fare le categorie con i professionisti. Sì. Dove ci mettiamo dentro sia i tutorial che le dirette, non è ancora fatto, vero? Non l'ho ancora iniziato, ma okay. Ce l'ho fatto. Sai che adesso sarai sul mio canale YouTube dove ci sarà una categoria riservata a te, ad Alessandra e tutti, dove metteremo dentro tutti i contenuti in cui siete presenti. Quindi che ne so, sei venuto qua a fare una diretta con me un anno fa, se vai nella categoria vedi questa diretta, vedi quella, vedi i tutorial in cui hai fatto tu. Così le persone quando cercano un contenuto tuo hanno una loro categoria dove cercarti. Ma boss, ma cosa devo dire? La professionalità non si copre. Cosa devo dire? La professionalità, perché queste qua se non sclerano non ti trovano, allora così vi trovano. Guarda, adesso proprio gli do una perla a queste persone e tutti i negozi rimangono, che è una cavolata, è una roba che faccio sempre nei miei corsi. Perché non uso la cera su questo quadro qua? Perché lo spegne. Se io, ma no, è che se io domani volessi fare qualcosa non posso, sulla cera non posso, semplicemente magari mi è venuto in mente devo fargli il neo, non glielo posso fare ed è un casino, devo usare una cera colorata, è un casino. Invece cosa faccio io? Tantissime volte metto il mio protettivo satinato, io sono un fan del protettivo satinato perché mi accende il colore ma non me lo rende troppo lucido e zoccola. Visto che dite sempre che Elisa fa dei colori desaturati. Guarda qua che non è più desaturato. Sì, è desaturato, lo so, però è poco desaturato. Meno allora, desaturato. Qua io ho... E c'era una bolla di colore. Una parola, pensavo fosse già asciugato. Guarda che anche qua, Guarda, adesso glielo diamo alla così. Emma. Io asciugo ancora un attimo, veloce, poi gli rimetto il protettivo, tanto... Perché le mie dirette sono sempre piene di parolacce? No, oggi è stato bravo. Grazie. Siamo portate mobili, portate mobili, divertitevi, sì. Portate mobili ai corsi, porte, mobili, supporti fighi. Immaginatevi una cassettiera mobile con una cosa così. Cioè, infatti io vorrei proprio fare un progetto anche, una volta che avrei locali pieni, nel senso che saranno, vorrei vendere anche i miei mobili come mie opere. Però tutte cose così particolari, quindi cose che si possono... Roba realizzabile solo con Magic Paint, esatto. Con le altre vernici non viene così. Capo brucia. Intanto se lei mette il dito come dica la pistola.
comunque sono un po' di bolle, ma noi va bene così. Alex, ma della sabbia dell'Etna ne vogliamo parlare? Allora, mi è capitato la Pina Cumbia, cioè tu calcola che questa donna mi commenta, mi scrive cose, mi viene al corso, io ero più emozionato di lei, cioè avevo la Pina Cumbia al corso e ho voluto farle questo regalo perché le vecchie matte avevano praticamente una piccola confezione con la sabbia dell'Etna, cenere, e mi è venuto in mente di fare tutto un restyling poi dove quello misco, cioè tipo mischiato al protettivo satinato, andava a fissare questa cenere sopra e dava praticamente questa sporcatura ed è venuto uno spettacolo. Lei è riuscita a dipingere, decoupage, fare, e poi alla fine abbiamo praticamente fatto questa parte sopra con la cenere dell'Etna. È una cosa anche poetica, no? Un po' che la tua terra arriva a diventare dentro un colore. In Toscana ce l'hanno tirata a bocca. Davvero? Ma per l'evento, perché c'era la gigantesca che la dava in giro. Sì, è vero, la lanciavano. La tiravano. Ascolta, sì, io volevo chiedervi la diretta che avete fatto insieme quando uscirono i suoi decoupage in banano. Io ho acquistato il decoupage Dream e vorrei riproporre. La trovi su provare YouTube. Il lavoro che avete fatto insieme, era proprio su Dream ed era stupendo. Allora, adesso su YouTube la trovi, quindi se vai su dirette la trovi, ok? Però ricordatevi che adesso Fabio, tanto magari domani o quando riesce, fa subito questa playlist dove metterà sia Alessandra che lui, così vedrete tutte le dirette e i tutorial fatti con me. E così i professoristi sono ben ritrovati. Sì, ci sarà anche per il nome. Ci sarà anche quella di Sara, perché anche Sara ha parecchi contenuti con me. Ci sarà in futuro anche qualcosa con Damiano, perché ha fatto un tutorial con me che deve uscire. Dai. Bello. Il Damianuccio. Che sai che cosa? Che è tanto spavaldo, ma quando è dietro la telecamera con me è molto più riservato. Io ho fatto fatica, quel giorno che mi hai detto vieni qua a mangiare con me e poi mi fai la diretta, che mi hai fottuto così la prima volta, sti ricordi? Però il tutorial mette molto più imbarazzo che la diretta. Cioè la diretta alla fine è discorsiva. Sì. Il tutorial è buongiorno amici del canale, lì già cambia tutto. E sai che non è così semplice. Quando ho fatto il video di là che c'era Fabio che comunque girava per la parete, quella lì della Foresta Incantata, effettivamente è stato pesante, anche perché sono tante ore di lavoro. La diretta è più veloce, scherzi. La diretta è uno scherzo, è un salotto la diretta, invece il tutorial non è facile. Comunque ci saranno tutti. Guardate, adesso vi spiego il mio trucchettino. Dopo che ho messo il protettivo opaco, scusate, satina, io dico sempre opaco, ma è quello nuovo, quello opaco. Sì. Uso Baron Glacé Satin, uso lo stesso pennello, quindi è trasparente, non vado a sporcare il prodotto. Questo a me serve giusto che sia girato un po', l'avevo girato prima. Prendo un po' di colore, guardate, così. La chiamano la Vulcan Star, cioè Vulcan la Magic Star e la Vulcan Star. Io faccio una regola, che quella a livello fotografico è nel senso che si va a accentuare la parte centrale. In questo caso abbiamo un bel volto, vado a mettere il Baron Glacé solo negli angoli. Teatrale. Questa è una cosa che faccio vedere tanto anche nei corsi. Un qualcosa di teatrale che dia una sfocatura? Io uso questo al posto della cera, quindi praticamente semplicemente è una tonalizzazione che vado a dare già al protettivo, vedete, faccio così. E non è altro che una picchiettatura, cioè una velatura, vedo o non vedo, che mi va a far diventare vecchio, cioè mi va a dare un sapore un po' vintage che a me piace, un po' più romantico, un po'. Al contesto. E si può dare sia i mobili che, cioè tipo Silvia di Mariella, che ha fatto un mobile beautiful con il Baron Glacé. È una delle cose più belle che ho mai quello visto. Quello che ha con lo stencil. Porca vacca, è bellissimo, l'abbiamo visto anche noi, te lo ricordi? Cioè lo stencil messo un po' di così, un po' cos'ha, un po' strecciato e sì. Poi ha messo. È molto bello quel mobile, me lo ricordo anche dall'evento che ho fatto da lei un anno e mezzo fa, figurati. Ma c'è tanta gente molto brava come restyler in questi negozi, eh? Lo so. Mi sono reso conto che ci sono tanti negozi che proprio hanno questa... Che si avvalorano di aiuti importanti. Però è figo. Solo una cosa, Silvia è una persona fidata. Sì. Mariella è felice di averla trovata anche pazzesca, perché si fida di lei. Mariella. Ma abbiamo avuto anche delle sfortune noi in passato, Mariella, a trovare delle persone che sono state molto molto cattive con noi e poi hanno portato delle persone dei nostri negozi da altre. Addirittura Mariella ne è stata l'ha subita questa cosa. Sì. Sì, è avvalsa di aiuti che non erano brave come Silvia, per la carità. Però di aiutanti che poi hanno fatto questa brutta cosa di chiamare privatamente i clienti per portarli a fare corsi da altre parti e poi dopo ci hanno messo contro delle clienti. Sì, capita anche questo. E no, tu dici, Mariella... ma la cliente lei a scegliere, lo
so, però nel momento in cui ti chiama una persona che rappresenta quel negozio, tu non sai se c'è di mezzo il negozio oppure no. Tu ti rechi al corso e poi scopri che è tutta un'altra cosa. Parella anche Elena, che è molto brava. Elena dove? Sono... è un'altra ragazza che lavora lì. La Mariella? Ah, non l'ho conosciuta, mi sa. Molto brava. Ah, forse è... te la ricordi, Elda? Forse sì, c'era una ragazza, non mi ricordo di prendere il nome. Devo focalizzarla visivamente. E poi uso un marron glacé così per dare dei tocchi veloci, giusto per non lasciarlo proprio senza niente. E il marron glacé praticamente diventa una cosa che sfuma. Cioè va a darmi praticamente quell'effetto di carta ingiallita. Mi tonalizza un po' il colore. Me lo fa rimanere... Fermati, che è troppo bello così. Cosa combini? Ho finito, dice. Le righe? Sì, è venuto a chiamarmi perché devo fare le righe. Facciamo le righe. Io boss, ho finito davvero. Non lo so se vogliamo fare le righe, sì, se lo. Non le facciamo, niente. Volevo fare sulla parete, però è una cosa che comunque ci vuole del tempo. Ma il muro in fondo, dove ci è messo il mobile stamattina, quel muro lì. Vieni a salutare, Pina, vieni. Ciao, Pina. Guarda quanto è grossa. Ciao Pina. Il primo è venuto a salutarmi quando sono arrivato in macchina. È ancora bagnato da ieri? Mi asciuga quel muro lì in cantina. Bisogna mettere un po' a posto sotto. Bisogna mettere a posto, a stirare, stoppare, togliere via tutto, pulire tutto, ok? Inizia a sistemare. Allora, bene. Io ti faccio vedere adesso. Io poi arrivo. Il lavoro finito, ci sto la diretta veloce. Speriamo che non arrivi le pelle di Pina sul quadro. Pelle di Pina. Guardate. Questo è il risultato finito. Mamma mia, che culona che sta diventando Pina. Oh. Ta-da! Ta-da! Dai, non mordere. Ma stai brava. In, tra l'altro, sono le 4 e un quarto. Ci ho messo un quarto d'ora in più, eh. Non mamma è che... mia, spettacolo. Questo potrebbe essere tranquillamente un quadro che potete mettervi in casa per arredare, non lo so, la vostra casa. Appoggiarlo anche ai mobili, perché meglio adoro i mobili sì. Quadri appoggiati. Sì. Però avete visto la cosa importante che qua, vedete qui, queste zone qua, sono fatte con una texture tale da renderlo dipinto. Quindi il trucco sta nell'utilizzare, per esempio, noi abbiamo usato il Pluriball per dare questo effetto. Le gocce dello stesso nero che è stato fatto il contorno. Il giallo dei capelli non è un giallo tinta unita, ma si vedono le pennellate e lascia intravedere il rosa dello sfondo. Anche qua non sono andato proprio vicino. Qui ho usato poi un colore più chiaro e qua questo brocante per questa parte qua e la bocca. Io non ho inventato niente, ho usato un'immagine che già esisteva e abbiamo dato in chiave moderna un'idea di Pop Andy Warhol in stile Magic Paint for Index. Che ve ne pare? Vi piace? C'è qualcuno Pina, che ti piace? Cosa ne pensate? Sì. Meraviglia, bellissimo. Ecco, immaginatevi questo su un mobile. C'è da buttarsi per terra. Bello. Però ricordatevi che se avete la possibilità che qualcuno vi spieghi come si fanno questi passaggi, anche un rivenditore che magari ha qualche manualità, nel senso che... O che ha fatto un corso con te. Potete mettervi lì e provare. Soprattutto anche il migliore dei maestri è provare a sporcarsi le mani. Quindi comprate un barattolino di vernice, anche sempre. Quelli piccoli, vi mettete lì. Sei fantastico, bellissimo, top. Io tutti questi complimenti non davvero? Ho mai sentito per la tua diretta. Oggi hai sfondato. Ascoltatemi, vediamo. Allora, adesso vi sfido. Vediamo chi è il primo che prova a riprodurre quello che ha fatto oggi Alex in diretta in modo amatoriale, con i giusti errori che si fanno quando si prova a riprodurre un qualcosa che si è appena visto senza avere un maestro accanto. Vediamo chi è il primo che pubblica ovviamente sul gruppo. Oh ragazzi, qualsiasi immagine, ma pubblicatelo sul gruppo e taggatemi Alex. Assolutamente, siamo curiosi. Quindi niente boss, spero che vi sia piaciuto. Oggi è stata una diretta abbastanza veloce, ma era perché volevamo darvi un'infarinatura di questa tecnica. Possiamo fare ancora mille cose, ma direi che è già perfetto così. Questa te la tieni perfetto così? No dai, nel senso... Ma sì, a volte bisogna anche ti sto prendendo in giro, ti rompa cioccare ulteriormente. Allora, la Caterina Pileri vorrebbe fare un corso con te. Laura Daga ti l'ha già detto, su una porta sarebbe bellissimo, perché mi immagino così la porta di un posto importante che vedo tutti i giorni a casa mia. Cioè, che sarebbe un casino. Boh,
io sono alle prese con una sedia, Damiano mi cazia. Allora basta, vi saluto. Pina è arrabbiatissima oggi. Come mai? C'è anche il bel tempo oggi, non dovresti essere così incavolata. Ma avete visto che è grossa? No, ma è piccolino. Rimane piccolina, c'ha 4 mesi, sembra un pastore tedesco. È quasi grosso come il mio gatto, però. Cioè ti rendi? Vi rendete conto? 4 mesi questa arpia. Arpia, sei un'arpia. Dai, spero allora che vi sia piaciuto. Emma, cosa dici? Bello. Ce lo siamo portati a casa oggi. Altre dirette così. Vediamo. Altre dirette. Sei grande, sei grande, sei grande. Ci vediamo a maggio, Alex, shop di Grandis. Oh, proverò subito. Bravissimo da Zuing, i nostri venditori. Ciao, alla prossima. Angelo Liso ti saluta. Silvana di Sera ti saluta. Rugiada ti saluta. Ciao, ti salutano tutti. La bottega di Tella ti saluta, che fra un po' vai da lei. Che figo, non vedo l'ora. Basta, ciao! Oh, siamo sempre più bravi, sempre più veloci. Vieni a salutare. Vieni, vieni Fabio, vieni. Perché poi dicono ancora che io sono il suo preferito, è bravo lui. Che grossa Pina, bellissimo quadro, ciao mia mamma. Dai, mamma, arrivo! Ciao! La potresti regalare.